Un buon pomeriggio a tutti e un ben appunto ritrovati a Vino Way in questa, diciamo, live speciale, perché è una live che è stata dalla Regione Puglia con il progetto Buono a Sapersi. Abbiamo con noi ospiti la appunto dottoressa Giulia De Marco, che è appunto responsabile alla tutela dei consumatori della Regione Puglia. Grazia Barba, che è una imprenditrice agricola, donato di Gaetano, un produttore vitivinicolo, Alessandro Ren, l'ingegnere della Communication e Consulting, e l'avvocato Vito, che è il presidente della Confconsumatori Puglia. Allora, dottoressa, questo progetto che diciamo ambizioso, a che cosa mira? Siamo Buonasera. appunto, diciamo, nella fase conclusiva. Sì, siamo nella fase conclusiva di questo progetto, che comunque, ecco, conclusiva forse è una parola che non ci sta in questo progetto, perché sempre in fieri, comunque da anni che cerchiamo di approfondire. Come Regione Puglia, come tutela dei consumatori, abbiamo sempre voluto fornire al consumatore pugliese, al cittadino, le giuste informazioni, la giusta formazione e informazione per un approccio consapevole a quella che è la sua alimentazione, quindi che induca a privilegiare i prodotti del territorio, a vantaggio e del territorio, dei nostri produttori, ma anche della sua salute, perché assolutamente la salute passa dalla tavola. Allora, il momento in cui un territorio come quello nostro pugliese, che ha una così grande differenziazione geografica, morfologica, delle tante specialità di ogni territorio così stretta e lunga, noi abbiamo un'infinità di prodotti tipici, allora dobbiamo far conoscere ai nostri concittadini, ai pugliesi, le nostre eccellenze, perché i nostri produttori che lavorano e impiegano forza lavoro e creano tessuto produttivo e si impegnano per assicurare un'alimentazione sana, è giusto che noi pugliesi torniamo a riscoprire questa alimentazione e a far conoscere i nostri prodotti. È per questo che nasce un progetto che si chiama Puglia Informa Alimentazione, di cui Buono a Sapersi è un intervento attuato da chi? Dalle associazioni dei consumatori aderenti all'apparentamento insieme a consumatori e da chi? Da produttori. Sono i nostri produttori insieme, soltanto lavorando insieme possiamo giungere a garantire una tutela a 360 gradi al cittadino. Questo è molto bello perché non sono più delle realtà contrapposte, ma è il produttore, il commerciante, l'associazione dei consumatori che sono insieme in un'alleanza per far crescere tutto il sistema Puglia. Una curiosità, appunto, dottoressa, come appunto, responsabile della Regione Puglia a tutela dei appunto, consumatori, qual è il compito appunto, primario? L'obbligo primario che ci deriva da obblighi normativi, ma da quella che è anche una coscienza collettiva, è quella di fornire la corretta informazione e formazione, perché il consumatore era disorientato. Diciamo che negli anni, con tutte le azioni sia del governo che della regione, il cittadino è diventato più consapevole. Quindi garantire al cittadino una informazione significa dargli una tutela preventiva. Tu sai, sei messo in condizioni di conoscere prima, e quindi il momento in cui scegli e fai un acquisto deve essere una scelta consapevole, deve esserci una crescita culturale del consumatore. Siamo noi che dobbiamo diventare in prima persona più esigenti, più critici, guardare, leggere un'etichetta, e in questo progetto Buono a Sapersi tanta è stata la formazione mirata proprio a sapere leggere a guardare gli ingredienti. E di questo siamo anche piaciuti con Alessandro Ren dell'Asinus Wine appunto, Communication di aver aderito a questo progetto e di ovviamente di essere stati anche diciamo, partecipanti a questa vostra attività. Qualcuno
Avvocato Pinto, ormai sei una appunto figura importante per l'InnoWay, ormai appunto ti conoscono tutti. Qualcuno ha torto il naso, ma nel senso benevolo, quando abbiamo detto buone pratiche di avvicinare i produttori ai consumatori, quando fino a ieri sembrava che il consumatore dovesse conoscere meglio appunto il produttore ed avvicinarsi. Che cosa ne pensi in merito? Abbiamo fatto bene? No, abbiamo fatto benissimo, perché a noi piacerebbe chiudere, come associazione di consumatori che abbiamo promosso questo progetto, piacerebbe chiuderlo continuarlo, come dice Giulia, con uno strumento, lanciando la proposta di uno strumento concreto, cioè quella di un gruppo di acquisto su una piattaforma tecnologica, in sostanza. Provo a sostanziare in qualche minuto quali sono i dati che noi metteremo a fondamento di questa proposta. Innanzitutto la Commissione europea, nel suo rapporto sui mercati agroalimentari pubblicato a ottobre, qualche settimana fa, ha chiarito che uno dei modi possibili per il mondo delle aziende agroalimentari per recuperare le perdite inevitabili dei bilanci dovuti alla circostanza che si sono persi dei canali importanti, quelli degli hotel, dei ristoranti, dei catering, degli eventi, è quello di fare leva su due elementi, cioè accorciare la filiera, quindi avvicinare appunto i produttori e i consumatori, e l'e-commerce. Un secondo elemento è che l'e-commerce nel food, è uscito sempre pochi giorni fa il più importante rapporto in materia di e-commerce, e con particolare riferimento al food e ai prodotti agroalimentari, i dati dicono che nei primi 9 mesi del 2020, come era del resto prevedibile, c'è stato un incremento, e parlo di incremento, di 2 milioni di clienti in più che hanno comprato prodotti agroalimentari via e-commerce. Un terzo elemento, che appunto è quello a cui accennavo prima, che è un dato oggettivo, i numeri sono devastanti, quindi è inutile darli, perché oggi parliamo di terapie, non di malattie, diciamo che la chiusura dei canali Horeca è andata sicuramente a penalizzare in particolare proprio i prodotti paradossalmente di qualità, le nostre doppie legittime. Faccio solo un esempio di cui la dottoressa Barba mi darà, cioè l'olio, l'olio extravergine d'oliva praticamente ha avuto quest'anno purtroppo, si trovano i produttori delle giacenze in magazzino addirittura pari a circa l'85% di più delle giacenze rispetto allo scorso anno, tanto che fortunatamente il Ministero dell'Agricoltura sta discutendo di poter emanare a breve, si spera che venga emanato un bando AGEA che destinerà 20 milioni ai produttori proprio per comprare queste scorte di magazzino per poi cederle gratuitamente a degli indigenti. In questa maniera si dà una boccata d'ossigeno evidentemente alle scorte dei produttori e poi si fa anche un servizio sociale, perché chiaramente lo si dà. Allora, se queste cose che ho detto sono vere, allora è vero, deve essere vero un concetto, cioè che la qualità alimentare dei nostri produttori deve cercare nuovi sbocchi sui mercati, perché purtroppo alcuni se ne successi, sono in grande sofferenza e purtroppo temo che lo rimarranno per qualche mese. Per quello quindi un gruppo d'acquisto ha molto senso, perché quello del vino, dell'olio, in genere dei prodotti agricoli, è un mondo che, diciamo la verità, ha così tante opzioni per i clienti che la partita per un'azienda si può vincere esclusivamente con il coinvolgimento attivo dei suoi clienti, no? Diceva Seth Godin, che è uno dei grandi esperti di marketing mondiali, diceva che la maggior parte delle aziende dedica il suo tempo a vendere a una massa indistinta di clienti, mentre in realtà le aziende più attente riuniscono e coinvolgono delle vere e proprie comunità. E però, e qui concludo, ci dobbiamo intendere, cioè, se è vero che adesso il nuovo marketing non è più quello così della pubblicità indistinta, di fare una pubblicità dicendo il mio prodotto è migliore del tuo, perché il consumatore, questa pubblicità non va più bene, non serve a niente, però ci dobbiamo intendere su che cosa allora creare questa comunità di clienti, cioè su che cosa aggregare e coinvolgere. E qui la risposta fortunatamente ci viene dalla
da un manifesto che è stato pubblicato da 400 esperti di marketing, proprio la Società Italiana degli Esperti di Comunicazione e di Marketing, che ha fatto un manifesto firmato da 400 tra professori ed esperti, i quali sostengono proprio questo, che noi troviamo molto interessante e molto utile dal nostro punto di vista, cioè che in questo momento per un'azienda che vuole stare sul mercato deve riuscire a coinvolgere i suoi clienti, a costruire una comunità, ma usa proprio questa parola dei valori, no? Attorno a dei valori, e quindi a dei valori che poi possano consentire ai clienti di riconoscersi, no? e di fidelizzarsi, e anche di verificare, poi di esercitare un'azione di stimolo per vedere se questa azienda poi li rispetta, questi valori che magari vengono proclamati. Quindi possiamo dire, avvocato Pinto, possiamo dire quindi che le aziende dovrebbero riformulare quella che è la loro mission, dovrebbero ripensare. Diciamo, in questo momento è chiaro che accanto, diciamo, al discorso economico, no? L'innovazione di prodotto o di processo, che sono elementi indispensabili, immagino, per rimanere sul mercato nei vari settori, una delle cose che devono ripensare, effettivamente un pezzo che devono ripensare, è il rapporto con i consumatori, perché è chiaro che sempre di più ci sarà, e qui i dati lo dicono, basta vedere. Ti abbiamo perso un attimo, sì. Adesso, no, dico, faccio solo un esempio, basta, c'è un esempio molto concreto in giro, cioè i prodotti di finanza di investimento che hanno certificazione di finanza sostenibile stanno avendo un boom pazzesco da parte dei piccoli, degli investitori retail, insomma, dei piccoli risparmiatori. Allora, questo giusto è un dato pragmatico, insomma, concreto, storico, per confermare questo, cioè che sempre di più va costruita un'azienda che instauri proprio un rapporto fisso, insomma, con i suoi clienti, e che in qualche maniera li coinvolga anche nel processo sotto forma di suggerimenti, nella distribuzione, insomma, su vari aspetti che possono qui, insomma, essere. Perché ovviamente poi lo diremo magari dopo, insomma, adesso non è andato lungo. Allora, per quanto concerne le convenzioni e i gruppi di acquisto, io chiamerei l'ingegnere Alessandro Ren in merito a questo, se ha appunto un'idea in merito, se ha abbozzato quelle che potrebbero essere delle soluzioni o delle attività che si potrebbero porre in essere. Sì. Sì, praticamente senza dubbio questa è un'idea ovviamente da ponderare, comunque anche da affinare eventualmente anche con l'aiuto poi di quali sono degli attori principali, poi che sono i produttori e le aziende che poi potranno usufruire di questo strumento. Comunque indicativamente l'idea si basa sulla piattaforma online, che ovviamente sarà accessibile a degli enti convenzionati. Quindi cosa significa praticamente? Cerchiamo di accomunare le persone in base al luogo di lavoro o in base a delle attività associative, no? Quindi lo scenario potrebbe appunto essere l'accesso ad un sito con un codice di convenzione che consente appunto di attivare e partecipare a uno o più gruppi di acquisto. Quindi abbiamo due livelli, il primo livello è la convenzione che appunto riguarda questo accordo che l'ente può stipulare con i vari produttori presenti all'interno di questa piattaforma, e poi il gruppo di acquisto. Quindi immaginiamo, non so, il produttore dell'azienda 1 stipula un accordo con questa piattaforma che ha una scontistica del 5%, e quindi su questa scontistica poi entrerà, diciamo, il prezzo base, diciamo, del prodotto che verrà proposto all'interno della piattaforma. Quindi quando un utente accede a questa piattaforma potrà acquistare direttamente il prodotto. Alessandro, in cosa ci andrebbe a distinguere con le altre piattaforme? Se c'è
ovviamente. Diciamo, la prima cosa è senza dubbio il fatto di dire che è un accesso riservato, per cui andrebbe un po' a proprio il concetto di gruppo di acquisto, no? Quindi siamo un ente che accede a questa piattaforma e quindi abbiamo un prezzo riservato a noi esclusivo. Quindi questo è il primo elemento, diciamo, che differenzia una piattaforma di questo tipo da un e-commerce normale, no? Poi l'altro aspetto è che comunque, visto che il gruppo d'acquisto è un insieme di persone che acquista lo stesso prodotto, o meglio, che acquista i prodotti dello stesso produttore, quindi si apre un gruppo d'acquisto verso il produttore, quindi un canale diretto di acquisto verso il produttore stesso, cosa implica? Che comunque l'utente è incentivato a partecipare a questo gruppo perché man mano che aumentano le vendite verso questo produttore ha una scontistica maggiore. Certo. Quindi si cerca di dare questo tipo di meccanismo che appunto incentivi l'utente ad acquistare verso il produttore. La Cantarutti ci chiede se è aperta a tutti, quindi questa piattaforma eventualmente. Nell'idea. Ah, ok. La piattaforma può essere aperta a tutti i territori, secondo l'idea iniziale, quindi in un certo senso quello che si cerca di fare fin dall'inizio è quello di dire: creiamo un canale di acquisto intanto incentrato sul territorio per il territorio, per rendere appunto l'acquisto, per aumentare i consumi interni nel territorio stesso, ma nulla vieta, diciamo, di pensare la cosa anche in un territorio più ampio, come può essere a livello nazionale, insomma. Grazie a Barba, una imprenditrice, come ho detto, che dalla laurea in giurisprudenza lei e il marito quindi lasciano il proprio lavoro per dedicarsi attivamente all'impresa agricola. Io appunto vi considero tra i produttori virtuosi della nostra terra appunto di Puglia. Che cosa vi ha portato, ecco, a far sì di lasciare il vostro lavoro e dedicarvi alla terra? E poi siete dei maggiori produttori, diciamo, di olio, nel senso che fate incetta appunto di premi anche a Parigi e in tutto il mondo, quindi viene appunto considerati tra i migliori produttori di olio a livello mondiale. Davide, noi siamo approdati al mondo agricolo, penso, insomma, fino a 15 anni fa nessuno dei due, né io né mio marito, avrebbe mai pensato di intraprendere questa strada. Io considero che, insomma, dopo la laurea in giurisprudenza vivevo a Roma, lavoravo in una società di comunicazione e dedicavo completamente il mio tempo, la mia vita al lavoro, quindi avevo completamente staccato tutti gli altri fronti. Francesco invece lavorava nel settore della finanza e anche lui sempre in viaggio. A un certo punto però ci siamo incontrati, entrambi avevamo voglia di cambiare, di fare questo cambiamento nella nostra vita. Abbiamo pensato di costruire qualcosa di nostro, di voler impiegare le nostre energie, insomma tutte le nostre conoscenze che comunque nel tempo avevamo maturato, di impiegarle in un progetto nostro. E abbiamo deciso, anche puntando molto sul territorio, perché fortunatamente entrambi veniamo da questa terra, il Salento, che 10 anni fa veramente si affacciava, no, al mondo, anche prima, però insomma 10 anni fa veniva apprezzata anche a livello internazionale. E allora abbiamo pensato che avevamo veramente l'oro in casa e volevamo valorizzarlo, volevamo farlo conoscere e farlo apprezzare. Poi anche l'avete fatto conoscere. Abbiamo fatto, grazie. Abbastanza bene. Poi ci è piaciuto ogni anno. Una curiosità, quali sono, ecco, le buone pratiche che voi fate per avvicinarvi voi appunto al consumatore?
Allora, noi abbiamo soprattutto all'inizio faticato molto a far, chiaramente dovevamo anche far conoscere la nostra azienda, il nostro marchio. Donna Oleri era comunque una realtà sconosciuta, no? Non avevamo una storia familiare. Io quando leggo sempre Frantoi dal 1700, dal 1800, là, dico io lì non potrei mai comprendere. Quindi possiamo anche sfatare che il cosiddetto... Però, infatti storytelling non è poi così importante, no? Non è importante, anche perché probabilmente, anche soprattutto nel settore agricolo, avere quei retaggi culturali, quelle credenze, quelle convinzioni, no? Che molto spesso ci troviamo, con cui troviamo anche a confrontarci con colleghi che sono in questo settore da molto più tempo, potrebbero essere un limite piuttosto che un trampolino poi per perseguire sempre la qualità. Questa cosa, devo dire, è stato un forse anche incuriosito il consumatore. È stato comunque, diciamo, poi un approccio che abbiamo avuto. Noi abbiamo capito che dovevamo spiegare la qualità, quello che c'era dietro i nostri prodotti, mettendoci sempre la faccia, Davide, perché alla fine noi abbiamo una piccola produzione che fortunatamente riusciamo poi tutti gli anni, no, a estinguere. So sempre, sempre qualche uccellino, mi viene a dire. Voi avete già venduto l'anno prima, avete già venduto tutto quello che dell'anno... Guarda, grazie al cielo abbiamo sempre degli ordini che ci fanno sempre ben sperare, no? Per certo, in questo clima così di incertezza si soffre, soffriamo tutti, dagli imprenditori del vino agli imprenditori, ai produttori dell'olio. Insomma, sono settori che con la chiusura dei ristoranti, degli hotel, purtroppo ne stiamo risentendo. E voi ne state risentendo anche di questo. Inutile negarlo. E quindi ecco, è stato questo, il fatto di aver perseguito qualità e averla saputa in qualche modo trasmettere e comunicare in maniera semplice, in maniera autentica. Io rimango sempre colpita quando vengono da noi i turisti americani, no? Perché noi d'estate soprattutto apriamo la nostra azienda a dei gruppi di turisti americani. E cosa dite al turista? Quello che noi diamo per scontato. Quali sono le vostre per farvi avvicinare la clienta? Noi facciamo sempre, a parte questo giro negli uliveti, che chiaramente per loro è una realtà con cui non hanno la confidenza che possiamo avere noi salentini, poi immaginiamoci quanto diamo per scontato, no? Quello che abbiamo, invece, quello che invece per altre persone può essere un tesoro sempre da scoprire. E poi quando facciamo questa l'oil testing è il momento in cui loro veramente prendono coscienza di quanto l'autenticità del nostro prodotto si discosti invece da quello che loro trovano sul loro mercato. E questo quell'aspetto empirico, appunto, che gli consente di cogliere le differenze, poi di affezionarsi e di affiliarsi. L'idea secondo te, grazie, poi passo subito la parola a Donato Di Gaetano, di un'idea di creare un gruppo di acquisti potrebbe essere una delle soluzioni? Sì, è una strada sicuramente da intraprendere, il mercato lo chiede, voglio dire, io penso di essere la prima a fare acquisti online, ma ad informarmi anche su quello che c'è dietro un prodotto. Io ho bisogno, ogni volta che acquisto online, di capire chi c'è, chi è il produttore, quali sono i suoi valori, quello che giustamente diceva il tuo collega Alessandro, no? E anche l'avvocato Pinto, ho bisogno di capire quali sono i valori dietro un'azienda. E quando vedo autenticità, allora lì mi fido e sono la prima poi a fare gli acquisti. E se si crea un gruppo di produttori, appunto, virtuosi, no? Che come me, come mio marito, credono nella qualità, la perseguono in un certo modo, ben venga, sicuramente un ottimo canale. Donato Di Gaetano, un altro sognatore, se vogliamo, un altro virtuoso, un filosofo del vino, uno che ha una grandissima cultura nel campo del, appunto, del marketing, conosce 7 lingue, ha appunto studiato a Mosca, è stato anche docente
alla Lewis una appunto conoscenza straordinaria del marketing e della comunicazione. Però tutto questo non basta, Donato. Stiamo passando un periodo non certo bello e tranquillo. Hai trovato una soluzione? Una soluzione? Hai trovato una? Guarda, il progetto mi volevo, volevo. Sì, certo, no, no, è evidente. Io ti intanto ringrazio veramente tutti per questa opportunità, ringrazio voi per aver toccato dei punti a mio avviso importanti per costruire una visione nuova, una visione futura. Mirvita nasce, come dire, in un territorio che è culla della civiltà mondiale, stiamo parlando di Federico II, stiamo parlando di luoghi che hanno fatto la storia della viticoltura nazionale e internazionale. Poi magari negli ultimi 40 anni, 50 anni siamo stati capaci anche di distruggerla, ma noi la stiamo rifondando. Quindi è un impegno che parte dai territori, che parte dai suoi giacimenti culturali, ma proiettandoli in una dimensione internazionale. Questo è un aspetto fondativo alla base del progetto Mirvita. I tre pilastri sono molto semplici: tutelare, preservare e valorizzare i vitigni autoctoni, quindi la nostra identità. Se perdi la tua identità hai perso tutto. Questo vale anche nel mondo dell'olio, di fatto. Il secondo, se il progetto deve essere, non puoi pensare ad una cantina industriale né ai mostri che noi oggi abbiamo in tutto il sud d'Italia e non solo in tutta Italia, in molte parti d'Italia, devi pensare ad una struttura spaziale, architettonicamente spaziale, e io mi sono ispirato al pioniere dell'arte contemporanea, Casimir Malevich. Il terzo punto, molto importante, è una rivoluzione nella comunicazione, nel caso specifico enologica, ma non solo enologica. Perché si tratta di cambiare radicalmente i paradigmi di riferimento. Allora, io penso che noi abbiamo bisogno in questo momento non solo di disegni tanto razionali, ma quanto audaci. Cosa intendo con questa affermazione? Intendo dire che noi non siamo in presenza, quella che io definisco, di una crisi congiunturale, né di incapacità di interpretare il mercato, né limiti nella elaborazione progettuale, di sviluppo, eccetera, eccetera. Né di un piano aggressivo di marketing, perché semplicemente la pandemia ha schiacciato il mercato. Noi dobbiamo essere consapevoli che siamo in presenza di un cambiamento strutturale secolare, non sarà più quello che abbiamo visto fino a un anno fa. Non illudiamoci di questo, né nel mondo del vino, del food, e né nel mondo di altre tipologie. Diciamolo questo, Donato, diciamolo. Perché, no, dico diciamolo questo perché io l'ho detto, io ho avuto il coraggio di dirlo, ma qualcuno mi ha preso per stolto, mi ha preso per matto. No, no, però, no, assolutamente. Che lo diciate anche voi. Assolutamente, voglio essere estremamente ancora più deciso in questo. La dimensione del cambiamento non riguarda soltanto, diciamo, la dimensione strutturale di lungo termine, ma riguarda anche i cambiamenti degli stili di vita, negli stili di consumo dei consumatori, delle famiglie. Allora, il concetto di fondo è che noi dobbiamo sposare l'idea di una sostenibilità circolare sistemica. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi dobbiamo essere capaci di coniugare nei due attori, attenzione, una sostenibilità economico-finanziaria, così come devo, come dire, stare in piedi finanziariamente, così anche la famiglia deve gestire un bilancio familiare, no, in difficoltà. Sostenibilità economico-finanziaria, sostenibilità ambientale. La sostenibilità ambientale per me si bilancio idrico positivo significa produrre energia elettrica fotovoltaica, vuol dire biodiversità, vuol dire veramente cose tangibili. Per la famiglia, la sostenibilità ambientale vuol dire tutto ciò che oggi noi viviamo, no? Vivere nelle città, vivere nei luoghi di provincia e via di seguito. Quindi sapere che un imprenditore, un vitivinicolo o altro si impegna nella sostenibilità ambientale, ma non a parole, ma in maniera seria, determinata, vuol dire altro che tutela. Non so se rendo l'idea di cui ci parlavamo prima. Il terzo elemento è la sostenibilità sociale. Come si fa a rendere, a coniugare sostenibilità sociale per una famiglia, per un consumatore, e sostenibilità sociale per una, no, impresa vitivinicola, agricola? È molto importante, vuol dire da una parte tutelare l'occupazione, le competenze, perché la depauperizzazione porterà alla scomparsa di competenze, di capacità. E questo vuol dire perdere il futuro, vuol dire l'occupazione, ma non soltanto, essere motore di sviluppo di un territorio o di territori. Ma quindi tu, da mente intelligente dal punto di vista anche del marketing e della
e della comunicazione. Hai trovato, hai in mente una soluzione, hai in mente un qualcosa che potrebbe essere utile anche a te, ma anche appunto ai tuoi colleghi? Davide, ti ringrazio di questa domanda, ma ringrazio anche Antonio e gli altri colleghi. Voglio partire da alcune riflessioni metodologiche molto importanti. In questo momento noi dobbiamo ridare il significato alla parola, perché il linguaggio che usiamo è un linguaggio falso. Chiaro cosa voglio dire con questo? Allora, ridare significato alla parola vuol dire capire cosa intendiamo per gruppo di acquisto e cosa intendiamo per comunità. Sono due cose diverse. Un gruppo di acquisto è interessato ad acquistare in competizione tra più offerenti un prodotto. Noi non siamo interessati a questa visione, siamo interessati ad una visione coinvolgente in cui le due entità, va bene, dialoghino. Questo vuol dire, Antonio, vuol dire dottoressa De Marco, rifondare le linee guida del rapporto tra consumatori e produttori. Rifondarle è molto importante. Allora non mi basta fare una competizione di prezzo che non ci serve. A me dottoressa Giulia De Marco, ecco, questi potrebbero essere anche dei suggerimenti che vengono dal mondo agricolo. Sì, le tolgo, deve togliere, deve attivare il microfono, dottoressa. Ecco, vero. Per non avere problemi prima. Sì, sono suggerimenti e sono anche pillole sulle quali lavorare, spunti da elaborare. E, siamo di fronte a una trasformazione epocale, come diceva adesso Donato Di Gaetano, è qualcosa, quello che c'era prima non tornerà più, senza inutili retoriche, sarà più bello, sarà meno bello, sarà diverso. E la cosa importante è avere tutti gli attori della filiera, produttori, consumatori, istituzioni, la forza di innovarsi e di cambiare, perché il cambiamento c'è stato, dobbiamo cambiare tutti, molti di noi lo stiamo già facendo, dal semplice consegna a domicilio dei ristoratori che poi si sono anche industriati e poi ti fanno anche rivivere l'atmosfera come se ci fosse lo chef in presenza. Siamo in un momento ora anche di confusione in cui proviamo un po' tutte le cose pur di non annegare completamente. E tutti quanti responsabilmente abbiamo capito che comunque la stretta c'è, il passo è stato cambiato per tutti. E un'alleanza anche fra consumatori e produttori e quelle categorie che oggi soffrono di più, un'alleanza da attuarsi da subito. Ieri, non so, da Giletti parlavano i ristoratori che marciavano verso Roma, che volevano anche i cosiddetti stipendiati, quelli che hanno il 27 che corre tranquillo, pensionati, con loro al corteo. Non è necessario andare nei cortei, è necessario che tutti facciamo un segno forte e tangibile di vicinanza, perché le istituzioni devono per forza optare per le scelte fra la salute e l'economia e la salute, quindi anche le stesse istituzioni sono, di là delle differenze di opinioni, il momento è terribile. Allora questa voglia comunque di cominciare nuovi modi, con nuove forme, voluta da tutti gli attori, produttori, associazioni, istituzioni, responsabili della comunicazione, perché anche raccontare il cibo, raccontare un territorio è importantissimo e mai come in questo momento avete un grande potere nelle mani, quello davvero di dare un attimo di respiro e di speranza in tutte le famiglie. La comunicazione oggi credo che sia quanto mai al centro di ogni interesse, di ogni movimento. Per cui sono felice che da questo incontro siano venuti tanti spunti e sicuramente, come diceva Donato Di Gaetano, non la competizione stupida, certo devono vivere un po' tutti, però creare il rapporto di fidelizzazione, per cui se un gruppo di acquisto è perché conosce il vino prodotto da o l'olio prodotto da e deve rimanere fedele, è proprio quello, creare la fidelizzazione che un tempo avevamo con il negozio di vicinato e che oggi ci sta venendo a mancare
e quindi ecco che la costruiamo anche in modo virtuale, però non per questo meno autentico o meno sicuro, anzi. Grazie dottoressa. Avvocato Pinto, quindi un gruppo d'acquisto che potrebbe essere gestito da appunto persone che hanno contezza di quella che è la qualità e la salubrità dei, appunto, dei prodotti. Esatto, io vorrei un minuto perché devo tornare a ringraziare su quello che diceva Donato, che secondo me ha costruito, sia pure in poche battute, però ha dato il paradigma giusto a quello che deve essere poi il fondamento. Cioè, non ha senso, come associazione dei consumatori, non siamo interessati a fare un gruppo di acquisto classico, quello fondato solo sullo schema del prezzo, no? Quindi lui ha individuato giusto correttamente i tre pilastri, invece, quando parlava, ha parlato anche giustamente di sostenibilità economico-finanziaria, ci mancherebbe, però quando parlava anche di attenzione, quindi alla sostenibilità ambientale e a quella sociale, è proprio quello che vogliamo fare noi, perché la speranza qual è? È quella di dire che il gruppo d'acquisto può avere una funzione anche di stimolo e di salvaguardia di buone pratiche per l'imprenditore, perché se l'imprenditore sa che lavorare in una certa maniera, dove lui rispetta, non tiene i lavoratori a nero, adesso faccio degli esempi concreti per non essere, non tiene, rispetta l'ambiente, non usa il caporalato, lo sfruttamento del caporalato, rispetta l'ambiente, magari si inserisce in schemi di circuito di economia circolare, col riuso, eccetera, quelle buone, se sa che quelle buone pratiche, anche se magari il costo, magari poi possono portare un euro in più, diciamo, a quello del, a un, insomma, un prodotto che, però in ogni caso sono un qualcosa che gli garantiscono una fidelizzazione di una quota, di una sua community di mercato, di una sua quota di mercato, è più stimolato a mantenerle, diciamo, a farle. Quindi da questo punto di vista possiamo avere anche noi come consumatori un ruolo, dobbiamo capire questo, che di avere un ruolo anche, diciamo, di guida, di come dire, di stimolo, ecco, per i produttori. Quindi a chi vi affidereste eventualmente questo no, adesso, siccome diceva giustamente Giulia, il problema è trasformare, portare sull'online quello che accadeva sugli esercizi nel fisico. Nel rapporto fisico c'è un negozio di vicinato, quindi io conosco, so, eccetera. Qual è il problema dell'e-commerce? Quando vediamo i numeri di pazzesca crescita sull'e-commerce, se non interveniamo noi associazioni anche su quel canale lì, no, che cosa accadrà? Che sull'e-commerce il cittadino andrà veramente sul prezzo, cioè comunque alla fine sarà ballottato, oppure si dovrà affidare a storytelling, di cui però non è possibile magari verificare l'autenticità, come diceva Grazia prima giustamente. E allora il problema qual è? È costruire una rete che poi preveda un soggetto, no? Cioè anche più soggetti, insomma, che vadano anche a verificare, no, alcune cose, perché in parte la verifica viene fatta dagli stessi consumatori, perché in un gruppo d'acquisto poi ci si scambia le esperienze, quindi ci si racconta quello che ma poi soprattutto immaginiamo anche dove sia anche possibile visitare l'azienda, cioè fare appunto le visite a cui accennava Grazia, no, concrete in azienda, per poter andare sul campo a vedere. Ma è chiaro che poi c'è bisogno di soggetti che vadano in qualche maniera, tra virgolette, a selezionare, a fare una verifica di quelle aziende che possono garantire, che almeno si vogliono ci stanno, no? Che sono disposte a firmare un manifesto sui tre pilastri di cui parlava Donato, no? Beh, adesso vabbè, la lancio qui non per piaggeria, visto che sono, però per esempio io ho avuto il piacere di stare con voi a ottobre nell'evento che c'è stato sulla Vinoway Wine Selection. Effettivamente, ad esempio, il lavoro che fa Vinoway è proprio quello, cioè alla fine voi, cioè, che cosa fate? Cioè, di fatto voi costruite, state cercando di costruire una comunità, no, di produttori, sia pure, diciamo, più legati solo, diciamo, al segmento enologico, però questo discorso invece varrebbe anche per tutti i prodotti agricoli, ma è proprio quello, cioè individuando, andando a premiare non tanto il prezzo, diciamo, ma la qualità, no? Addirittura mi è parso significativo che uno dei premi che avete dato, l'avete dato a Donato, giustamente, è stato quello legato all'etichetta. Il premio che è stato dato a Donato è stato dato anche per l'etichetta, ma quello abbiamo chiesto aiuto al professor Vincenzo Russo della IULM di Milano, ed è stato scelto come migliore etichetta
ovviamente in assoluto, questa qua appunto di Mirvita, appunto di Tor de' Falchi. Però ti volevo dirti, c'è questa bellissima domanda di Gabriele Pezzuto che dice: la prima lezione di questa crisi, secondo me, è diversificazione strategica dei canali di comunicazione e di distribuzione. Il digitale da solo non serve, la appunto ristorazione da sola non basta, il mercato interno o estero non è sufficiente. Con diversificazione, introspezione e tempestività si può rimanere a galla. Quindi come appunto rispondi, Antonio? Ah, su questo io ti dico, è evidente che la diversificazione, però adesso ti parlo, siccome io poi di professione in realtà poi assisto le aziende, quindi paradossalmente anche nei rapporti con le banche, sul monitoraggio finanziario, eccetera. La cosa che ho potuto verificare sulle aziende agricole, paradossalmente, che la loro invece caratteristica più bella, la diversificazione che ricordava l'ascoltatore, è fondamentale. Però esiste anche la diversificazione interna all'azienda, rispetto ai suoi servizi, mi spiego meglio. La prima caratteristica di cui spesso gli imprenditori agricoli non si rendono conto è la possibile multifunzionalità dell'impresa agricola moderna, cioè la possibilità di svolgere altre funzioni, quindi altri ricavi, accanto a quella primaria della produzione. Se io penso alla produzione di energia, all'economia circolare col riciclo di prodotti di scarto, all'accoglienza in azienda di cui parlava Grazia, o nelle forme anche, oppure all'enoturismo, nel caso adesso della nuova legge che c'è stata l'anno scorso, le fattorie didattiche per i ragazzi. Quindi esiste tutta una multifunzionalità, quindi la diversificazione avviene sia, come diceva l'ascoltatore, ma anche tenendo conto dei possibili servizi. Posso diversificare anche aggiungendo servizi rispetto a quelli che offro accanto alla produzione, ovviamente quello primario che rimane quello della produzione. Alessandro, quindi si potrebbe pensare ad una comunità anche un po' più estesa, non soltanto nell'ambito enogastronomico, oppure si pensa solo nell'ambito vitivinicolo e anche agricolo? Oh, sì, in realtà si può pensare a una comunità anche più ampia. La cosa importante, come è stato detto, secondo me, è quello di, appunto, di poter selezionare questi produttori, cioè il prodotto deve essere la base, quindi la qualità deve essere in un certo senso certificata. Quindi su questo, secondo me, è il punto di forza, insomma. Poi il fatto di ampliarla, secondo me, è possibile, insomma. Ecco, ma è questo il punto. Che bisognerebbe dare credito ad un ente certificatore, oppure che non so quale potrebbero essere le, cioè chi lo può dire? Ecco, noi, parlo per noi di Vinoway, nella nostra selezione, ecco, facciamo in modo di creare, abbiamo dei nostri appunto parametri selettivi, quindi secondo un nostro metro di veduta, ovviamente quello che abbiamo selezionato per noi è il meglio. Però ecco, secondo voi è utile un ente certificatore, cioè qualcuno che possa garantire che ci possa essere? Donato, tu scuoti la testa, quindi che cosa serve? Accendi il microfono. Un attimo, Donato, aspetta. Sì, mi sentite? Vai. Sì, sì. Ora sì. Mi deve autorizzare. Mi sentite? Sì, sì, sì. Vai, mi sentite? Sì, 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 siamo qui, Donato. Mi sentite? Sì. Okay. Allora, no Davide, anche in questo stai ragionando ancora con i vecchi paradigmi, non ci servono, i migliori certificatori siamo noi stessi, va bene? È il gruppo che deve autocertificarsi, chi decide di partecipare si mette in gioco pesantemente. Ti ho provocato, quindi, Donato. Noi siamo i peggiori, siamo i peggiori. Certificatori, non so se rendo l'idea, i peggiori, quindi i più rigorosi, per usare un termine, figuriamoci. No, volevo però aggiungere, Donato, una cosa molto credimi, importante. Volevo questa tua azione e reazione, perché no, ma allora, qui non è un problema di autoreferenzialità, non esiste, perché i giudici li abbiamo tutti i giorni, tutti i minuti, i santi minuti, i consumatori, la comunità che si viene a creare. Se non ha il concetto di, come dire, di inclusione e di, io lo chiamo, giustizia sociale, questi due concetti, se non li consideriamo in maniera fondativa, noi non creeremo mai quella relazione tra consumatore e produttore. Inclusione e giustizia sociale vuol dire la sintesi alta
delle tre condizioni di cui parlavo prima, sostenibilità economico-finanziaria. Io non posso vedere la mia bottiglia di Rosé Suprematis ultra premiata in mezzo mondo a 16 euro in enoteca, io la vendo a 4 euro e il consumatore va a pagare, sì, va a pagare 12 euro di differenza in una catena che non ha più senso, perché non sanno neanche spiegare quello che stiamo facendo. Chiedono a me di venire a spiegare che cos'è quello che faccio, e loro cosa fanno. Allora dobbiamo essere molto razionali in questo, l'ho detto prima, molto molto razionali, rifondare le linee guida, ma anche disegnare cose razionali che devono funzionare, ma anche audaci, va bene? Perché sfrondare il superfluo ci porta ad un concetto importante, all'essenza. Il consumatore, chi vuole apprezzare quello che noi vogliamo fare, vuole andare all'essenza delle cose, non i fronzoli, non so se rende l'idea. E noi questo lo dobbiamo fare velocemente. Si parte con un gruppo di sperimentazione, 3, 4, 5, e si sperimenta velocemente. Non solo, io devo dimostrare al consumatore che lui può acquistare quella bottiglia alla metà di ciò che acquisterebbe dall'enoteca o in un altro luogo, voglio dire. Questo vuol dire, da un punto di vista del bilancio familiare, una sostenibilità economico-finanziaria molto importante. Invece di prendere una bottiglia, ne prende due. Invece di fare dei regali banali, voglio dire, fa delle cose belle. E perché? E qui apro una cosa per Alessandro. La comunicazione non può più fondarsi sul prodotto, è finita. Io sono molto grato a voi, perché lì avete fatto una scelta, a mio avviso, ecco, audace, quella di dire: ma perché un'etichetta la devo valutare semplicemente perché chiamo Pinco Pallino e mi dice questa mi piace, quella non mi piace, no? Quindi soggettività. La soggettività in queste cose, nella comunicazione, non serve. Serve invece la scienza, come sta succedendo nella sanità, no? La scienza della comunicazione è una cosa seria. Basarsi sulla neuroscienza è una cosa serissima. Farlo e applicarlo e dimostrarlo ha significato per me, che sono un produttore e che ho inventato quel modello da 15 anni, vederlo spiegare in una maniera scientifica è estremamente importante, perché può essere un modello, una replicabilità. Vuol dire essere avanguardia. Essere avanguardia vuol dire che il consumatore, invece di guardare l'etichetta che è un poggio, una uva, dice: ma cosa che mi dice quello lì? Quell'etichetta parla dalla terra a Dio, non so se rende l'idea, cioè esprime bellezza, emozioni, natura e esperienze, soprattutto emozioni. Questo è il problema che appunto riguarda il mondo vitivinicolo. Però un problema ancora, però volevo dire, il problema che è ancora più gravoso, vediamo che ce l'ha anche il mondo dell'olio, perché certo. Se vogliamo, a tavola noi 2-3 bottiglie di vino ne possiamo pur bere, ma certo che non andremo a consumare 2-3 bottiglie di olio, quindi anche lì far capire anche che un prodotto di olio, un litro di olio non lo puoi acquistare a 2,50 euro oppure a 3 euro, se andiamo a considerare che neanche l'olio della nostra macchina, forse trattiamo meglio la nostra macchina, molto di più che non alla nostra salute. Quindi su questo, grazie, dacci appunto conforto. Qual è un prezzo minimo, base, che noi possiamo almeno capire se un olio lo possiamo acquistare tranquillamente? Guarda, allora, cioè, senza fare tanti preamboli e tanti giri, perché purtroppo è una cosa con cui noi ci scontriamo sempre quando incontriamo qualcuno e al primo approccio poi ci dicono: io compro l'olio al supermercato, lo compro a 3 euro, lo compro a 4 euro. Per me è veramente una spina nel fianco pensare che il consumatore vada al supermercato, trova sullo scaffale la scritta olio extravergine di oliva, poi viene nel nostro punto vendita e quindi è fuorviante, diciamo, decisamente, è decisamente una comunicazione fuorviante, no? Sì, secondo me è proprio l'esempio più ma di extravergine d'oliva che cosa c'è? Ecco, avviciniamo in questo momento il produttore si avvicina al consumatore. Extravergine, quando noi leggiamo sullo scaffale con extravergine costa 3,50 euro, che cosa c'è di extravergine? Allora, sicuramente, guarda, ti dico, c'è un prodotto
che può essere definito così sulla base di alcuni parametri chimici, ma che non lo è per quanto riguarda il processo di produzione. Allora, io scrivo olio extravergine di oliva e garantisco che il mio olio viene da olive che sono state macinate in maniera meccanica e che quell'olio quindi viene soltanto da un procedimento in natura meccanica. In realtà negli oli che spesso si trovano nella grande distribuzione si tratta di oli che provengono da olive ipermature che nascono già pieni di difetti e che poi passano un processo di raffinazione al quale vengono tolti sia gli odori sgradevoli, viene tolto qualsiasi gusto, qualsiasi difetto, soprattutto perché quelli sono oli completamente difettati. Quindi dopo questo processo di raffinazione chimica, ed è da qui... Si parla di olio lampante? Sì, sono molto spesso oli lampanti a cui viene quindi abbassato il grado di acidità e che vengono molto spesso poi diciamo arricchiti con della clorofilla o comunque con un po' di olio extravergine buono e vengono poi messi a bassissimo costo. Immaginiamoci insomma quanto ci può guadagnare, no? Un'azienda che mette sul commercio questo tipo di prodotto rispetto a noi che raccogliamo... Che danni la salute potrebbe portare? Scusami? Che danni diciamo alla salute potrebbe causare? Beh, sicuramente diciamo, non ha tutte quelle proprietà benefiche, nutraceutiche, salutistiche che sono... Quindi non è dannoso, però manca delle proprie proprietà. Consideriamo che spesso vengono da paesi questi oli dove non vengono, no? La sicurezza alimentare diciamo ancora non è un valore perseguito come in Italia, come in alcuni paesi europei. Molto spesso... quando un consumatore prende olio proveniente da UE o paesi extra UE, sappiamo insomma che la sicurezza alimentare, la loro, non è la stessa della nostra. Quindi sono comunque oli privi di tutte quelle proprietà, stavo dicendo nutraceutiche, di tutti quella ricchezza dei polifenoli, no? Che fanno sì che oggi l'olio extravergine in alcuni paesi come gli Stati Uniti viene addirittura considerato un farmaco, quindi un alimento che mangiandolo ci aiuta a prevenire tantissime malattie, tantissimi disturbi. E quello, ritornando alla domanda che mi hai fatto, il prezzo che possiamo ritenere congruo e che deve essere riconosciuto ad un imprenditore agricolo, un imprenditore oleario, del settore oleario, non può essere inferiore ai 9-10 euro al litro. Quello è il prezzo che deve essere riconosciuto. Allora, noi siamo quasi vicino alla fine di questa nostra chiacchierata. Volevo soltanto appunto ricordare che questa nostra live speciale è stata realizzata nell'ambito del programma generale di intervento della Regione Puglia con l'utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico e Ripartizione 2018 del progetto Buono a Sapersi, e di questo ringrazio la appunto dottoressa Giulia De Marco. 30 secondi, 30 secondi. 30 secondi. Donato, sì. Inizio da te, 30 secondi di buona di grazie. Molto di Buono a Sapersi. Intanto grazie a tutti, spero di vedervi prestissimo. Allora, chiudo molto molto operativa. Dottoressa Giulia De Marco, è possibile finanziare un primo esperimento specifico? Ci sono dei fondi, delle possibilità? Lanciare proprio? Guardi, la mia competenza, la mia struttura si occupa della tutela dei consumatori, per cui eventuali finanziamenti nel caso specifico per le associazioni dei consumatori, per quanto riguarda produzione di vino, di olio, cioè la cultura, quindi non intendevo questo. Sicuramente la Regione Puglia sta adottando tante misure a sostegno dei nostri produttori, quindi sicuramente la Regione è vicina a tutto il mondo
imprenditoriale siete. Non sto parlando di questo, mi perdono, mi chiarisco. Allora, io sto parlando del progetto che vede un modo nuovo di ricollegare il rapporto tra consumatori e produttori. Quindi, certamente, tutti in cui insieme, non è più la parrocchia fa una cosa, la parrocchia fa una, no, insieme bisognerà studiare e magari ne inventiamo uno, il nostro dipartimento fa proprio un altro dipartimento. Seconda cosa, allora, io propongo di chiamare 30 secondi. Propongo di chiamare la comunità di acquisto sostenibile. Secondo, di dotarsi di un marchio. Terzo, di creare un gruppo fondativo specifico che definisca le guidelines specifiche. Quarto, prodotti, un paniere di prodotti. Si parte e si fa l'esperimento sul campo, non tra 100 anni, tra un mese. Chiaro? Grazie a tutti. Grazie a Barba. Barba. Allora, guarda, condivido alla grande, insomma, quello che diceva Donato, e appunto, giammai un altro ente certificatore, ti prego Davide, non... No, ma quella perdeva... Era una provocazione, lo so, immagino. Guarda, sono d'accordo con quello che dice Donato, nel senso che io sarei pronta a partire... D'altra parte, tra produttori, secondo me, si capisce quando uno veramente fa quello che vende o quando dietro c'è un bluff. Quindi sicuramente riusciremmo, ci vuole una cabina di regia, quello è poco ma sicuro, no? Perché poi il nostro mestiere è quello, in questo caso sarebbe quello di produrre, poi bisogna mettere insieme queste diverse anime e vendere i prodotti. Quindi noi saremmo sicuramente a bordo di questa iniziativa. Alessandro Re. Allora, io niente, mi distolgo per un attimo dal mio aspetto ingegneristico per dire due cose. Secondo me dobbiamo continuare comunque con la cultura, quindi la cultura è a prescindere, è fondamentale che si faccia un gruppo del punto, eccetera, perché comunque il consumatore deve essere consapevole nel momento in cui acquista, quindi il primo punto. Il secondo punto, dobbiamo iniziare a passare dai progetti ai fatti, quindi progetti ne abbiamo tanti, secondo me anche a livello nazionale, e dobbiamo essere in grado di focalizzarci e portare a dei risultati velocemente. Questo è quello che secondo me chiede il popolo, le persone chiedono questo, cioè di portare qualcosa subito, veloci, perché altrimenti c'è un'incertezza che fa paura. Per quanto riguarda questo progetto, in realtà, se ci sono dei finanziamenti, bene, altrimenti in qualche modo lo faremo lo stesso. Cioè adesso qui dobbiamo capire un po', alla fine non è che possiamo fermarci se non ci sono i finanziamenti, quindi dobbiamo comunque cavalcare l'idea in ogni caso. Questo, secondo me, sono le cose su cui dobbiamo, diciamo, lavorare, insomma. Antonio, sul cappello istituzionale si può benissimo lavorare con un protocollo d'intesa con l'associazione dei consumatori e con produttori intanto. Poi dopo magari lo andiamo a sviluppare meglio. Io vorrei anche dirvi che questo esperimento noi non solo lo dobbiamo portare sul territorio, ma può essere un esperimento a livello nazionale. Non solo, ma voglio anche ricordare tutti, il volere internazionale non è una cosa che fa solo gli italiani, questa cosa parla al mondo. Perché noi vogliamo tanti turisti che vengono a trovarci, non so se riesco a spiegarmi. Quindi attenzione alla dimensione internazionale, altrimenti non serve a niente. Questo è quello che vorrei aggiungere, non abbiamo detto questa cosa, ma è bene che si sappia, la dimensione internazionale, ma perché non mi può acquistare qualcuno dalla Germania? Scusami, grazie, perché no? Perché non posso acquistare dalla Germania o dalla Francia, voglio dire. Non c'è questa differenza. Allora, mai precludere su questo, quindi anche farlo una dimensione con lingua, un paio di lingue. Avvocato Pinto, quindi diciamo che questa appunto proposta, e lo dico anche alla dottoressa Giulia De Marco, è una proposta che potrebbe essere vincente. Sì, se l'abbiamo fatta è perché ci crediamo, diciamo, qui, se no da perdere anche lui, grazie a Dio. Però voglio dire, sono molto contento, volevo ringraziarvi, perché in particolare te, Davide, Alessandro, di Divino Way, perché abbiamo colto ancora una volta, mi sembra così,
alla fine abbiamo un po' colto nel segno, cioè penso che abbiamo colto un'esigenza. Abbiamo qui l'amico Vincenzo Russo, il professor Vincenzo Russo della IULM di Milano. Ottimo lavoro Davide e complimenti a tutti. Fantastico. Suggerito da Donato, massima disponibilità. Quindi abbiamo anche chi ci potrà. Grazie Vincenzo, grazie al professor Vincenzo Russo perché è sempre squisito ed è sempre vicino alle nostre attività. No, ma nella cabina di regia di cui parlava sicuramente Grazia va in segno, un pezzo importante potrebbe essere anche l'università a livello scientifico, va benissimo. Quindi io concluderei sinceramente meglio di così dicendo che abbiamo lanciato la proposta e che adesso effettivamente bisogna continuare, diciamo, adesso a metterla a terra, no? Donato già, insomma, raccogliendo un po' quello che dicevano in realtà un po' tutti, cioè sia Donato sia Grazia che Alessandro per la loro parte. Noi qui in Puglia abbiamo la fortuna di avere tutte le associazioni dei consumatori che, pur essendo 15, però sono quelle riconosciute, diciamo, sono tutte molto coese e sono assolutamente molto attente su questo segmento specifico di tutela, per cui basta dire che noi abbiamo affiancato, faccio un esempio adesso, anche i produttori, per dire che non c'è sempre nella guerra che poi ha portato adesso al decreto ministeriale del MIPAF sul Nutrinform, cioè sul fatto, sulla facoltà di inserire in etichetta tutti i valori nutrizionali, questo per combattere, no, il Nutri-Score francese piuttosto che i semafori giallo, rosso e verde degli inglesi, perché l'abbiamo ritenuta anche noi una battaglia sacrosanta da fare. Quindi io penso che questa idea merita, insomma, sicuramente di trovare una sua concretizzazione nei prossimi mesi. Dottoressa Giulia De Marco, a lei spetta la, appunto, conclusione di questo nostro incontro e la ringrazio sinceramente a nome sia di Villain Way sia a nome dell'Acinus Human Communication di aver scelto noi anche per contribuire a questo bellissimo progetto di buono a sapersi. È stato veramente un piacere lavorare con persone così, e lo dico con estrema sincerità, anche dall'incontro di stasera, cioè ho colto l'entusiasmo, che è la cosa più bella, vuol dire che il lavoro è piaciuto, è andato bene, cioè noi abbiamo investito, noi Regione, con le associazioni dei consumatori, abbiamo tentato, però vedere che poi anche il mondo degli imprenditori lo accoglie e lo propone, lo fa proprio, non può che farci piacere, anche perché si erano sempre visti due attori separati, commercianti, consumatori, imprenditori, consumatori, vederli insieme, uniti, quasi in due anelli di una stessa catena del mercato, è il più bel messaggio di speranza che mai come in questo momento, quindi ci vuole e che possa continuare sicuramente ampliandolo, integrandolo, migliorandolo, perché no, insieme, la collaborazione è il vero motore di crescita, secondo me, ognuno nel rispetto dei ruoli, ma insieme questa volta, mai come questa volta, davvero si può. Grazie dottoressa, grazie a tutti i nostri ospiti, ringrazio anche tutte le associazioni che hanno appunto contribuito al progetto di Buono a Sapersi, e se mi permettete ringrazio anche il mio caro amico Max Sisto di TRM, dove abbiamo fatto insieme un lavoro, diciamo, di concerto, e siamo veramente contenti perché il progetto aveva anche delle altre come finalità, è questa, ma aveva delle altre progettualità. Il Covid ci ha un po' impedito di fare quello che si doveva fare, però sono sicuro che la comunicazione che abbiamo impresso in questo periodo è stata molto ma molto efficace, e io appunto ringrazio anche l'amico Max Sisto e TRM, e a lei anche appunto alla dottoressa Giulia De Marco per la fiducia accordataci. Grazie tante e ci rivedremo presto con le nostre live di Villain Way. Grazie a tutti. Grazie. Buonasera a tutti.